Ciao a tutti! Allora ragazzi, avete visto la puntata di Un Posto al Sole di venerdì 11 ottobre 2024? Allora, con questo video volevamo parlare in particolare dell'indagine di Damiano. Oh, bene, bene. Perché abbiamo avuto delle novità. Allora, adesso cerchiamo di fare un piccolo riassunto, non troppo lungo, riguardante il boss torrente. Allora, praticamente il boss torrente si è cominciato a vedere quando è stato arrestato Edoardo, che praticamente il suo clan è stato smantellato, perché prima è stato arrestato anche Tony, poi dopo Edoardo poi si è costituito, cioè arrestato, però aveva intenzione, stava già pensando al fatto di costituirsi e di cominciare a collaborare con la polizia. E da qui praticamente il boss torrente ha preso il posto di Edoardo. Noi in realtà abbiamo cominciato a conoscerlo quando c'era la vicenda di Flavio Bianchi, che stava acquistando tutti gli immobili del centro storico per rimetterli a posto e fare tutte queste case vacanze, quello che insomma succede un po' in tutte le città adesso, con i soldi della Camorra naturalmente. Però sì, insomma, praticamente Torrente sa che Edoardo sa delle cose che riguardano il suo clan, e quindi è detto meglio farlo fuori, primo perché così non racconta le robe nostre, e poi anche per far vedere che lui è il nuovo boss, della Camorra. E quindi Edoardo era già in pericolo in galera, però una volta che ha cominciato a collaborare con Eugenio e Lucia Cimmino lo è ancora di più, e quindi è stato scelto di metterlo nel programma protezione testimoni. Quindi lasciare il carcere, nascondere in una località protetta insieme a Clara, al figlio di Clara, Federico, e mo alla nuova piccolina, alla nuova arrivata, e perché appunto è ancora in pericolo dal boss torrente. Naturalmente la polizia sta indagando per cercare il boss, ma lui non si trova. Cioè, una volta che praticamente è stato smascherato Flavio Bianchi per l'aggressione a Diana, poi collegato Bianchi al boss torrente che gli dava i soldi per il suo progetto, e quindi abbiamo Torrente che è diventato un latitante, e lo vediamo sempre nascosto negli appartamenti da solo, poverino, che mangi i panini, poverino. il suo covo lo vediamo sempre, il suo covo è attorniato da qualche scagnozzo che ogni tanto viene arrestato, ogni tanto c'è uno nuovo, quindi c'è ancora degli uomini fedeli. Abbiamo poi avuto anche una piccolissima parentesi in cui, per cercare di arrestarlo, hanno provato a seguire una tizia che sarebbe la sua amante, la sua donna, così. Sembra che sia la sua compagna, quindi hanno provato a seguirla, però lì è stato un buco nell'acqua. Nel frattempo abbiamo anche Alberto che ha pensato bene di assoldarlo per uccidere Edoardo, in modo che Clara e Federico tornassero a Napoli da lui, e vabbè, poi si è aperta tutta un'altra vicenda, però insomma abbiamo la polizia che comunque sta cercando di trovarlo, di scovarlo. E Damiano si è proposto ai due magistrati, a Eugenia e a Lucia, come insomma poliziotto di spicco, diciamo, per andare a stanarlo, cioè, perché fare proprio una squadra che, esatto, che fa solo quello, esatto, ha fatto una richiesta dicendo: io vorrei essere in prima linea, però ho bisogno di uomini, pochi, però un gruppettino che si dedica solo a questo problema qua, perché se dobbiamo guardare a tutto quanto non ne usciamo più. E invece se noi ci dedichiamo proprio alla ricerca di Torrente, insomma, abbiamo buone possibilità di riuscire. Poi una volta preso, chiaramente Pull viene sciolto, e poi dopo si passa ad altri problemi. E quindi abbiamo Eugenio e Lucia che sono un po' titubanti all'inizio, e si accusano un po' del fatto che per problemi personali, invece poi alla fine si decidono e danno appunto l'incarico a Damiano. E quindi abbiamo una prima soffiata
che insomma abbiamo visto il pool all'opera e hanno cercato, grazie alle dichiarazioni di Alberto su come ha fatto a contattare a Torrente e dove l'avevano portato gli scagnozzi di Torrente quando l'hanno interrogato per sapere insomma cosa voleva da lui e se stava dicendo la verità che sapeva dove era Eduardo e Clara. Quindi insomma, gli ha dato vari particolari per cercare di capire dove si stesse nascondendo Torrente. Buco nell'acqua, purtroppo è venuto a sapere prima di questo blitz e quindi continua a essere un latitante. Cosa è successo negli ultimi episodi? Succede che Rosa sta camminando nel quartiere dove abita insieme a Giulia e viene avvicinata dal macellaio salumiere Felice Cascella che era quello che aveva incastrato Damiano dicendo che lui chiedeva il pizzo al salumiere ma questa cosa qua noi spettatori sappiamo che erano gli uomini di Torrente che l'hanno obbligato l'hanno minacciato di fargli saltare il negozio oppure di ammazzare i membri della sua famiglia per incastrare Damiano come poliziotto corrotto fino a farlo arrestare, farlo insomma lasciare la polizia praticamente. E quindi Felice cerca di parlare con Rosa, ma lei naturalmente non vuole parlare perché se tu sei un fetente, è colpa tua, hai accusato il mio ex marito di cose incredibili, quindi che vuoi da me non mi devi neanche rivolgere la parola, però in qualche maniera riesce a convincerla. E devo dire una cosa molto importante riguardo al boss Torrente che devo dire al tuo ex marito. Quindi Rosa si fa convincere, lo porta a casa sua, chiama Damiano, ti prego vieni subito, ho bisogno di parlare urgentemente, e lui quando arriva si trova il tizio davanti, che ci fai qua? Che ci fa sto fetente qua, bastardo, ai momenti mi fai arrestare qua di là. E insomma lui, il salmiere, per farla breve, cerca di dire guarda che io posso darti informazioni su Torrente, ma lui non vuole saperne niente e praticamente lo manda via. Secondo me errorissimo, uno che vuole darti informazioni, capisco che non ti fidi, però intanto prendi l'informazione, verificala e poi dopo vedi. Lo manda via. Succede nell'episodio di venerdì che Rosa rivede il salumiere? Convince, dice a Damiano, sì, ma è vero. Almeno ascoltarlo. Almeno ascoltalo, senti cosa ha da dirti, appunto, come dicevamo noi. Ragione, Rosa, prendi, senti l'informazione che ti vuol dare, vedi se sono quelle giuste e poi agisci, se sono sbagliate, cioè se non sei sicuro, guardati intorno prima di fare una cosa, insomma. E allora ci abbiamo Damiano che va nei pressi del negozio del Cascella e lui lo vede, girano l'angolo per parlarsi e insomma gli dice cosa volevi dirmi? E lui dice io ho informazioni per riuscire a trovare Torrente, però è meglio non parlarne in mezzo alla strada, andiamo in un posto sicuro. Da Rosa. A casa di Rosa. Cioè. Ci abbiamo fatto delle scene che non servivo. Sono tornate al punto di partenza. Esatto. E niente, praticamente lui, Cascella, dice a Damiano che praticamente sa che Torrente è un appassionato di aragosta, di pesce crudo, e quindi lui è un socio occulto di un ristorante dove cucinano il pesce naturalmente, e dove in questo ristorante lavorano molti dei suoi scagnozzi come copertura, o magari fanno le consegne così, e che quindi dovrebbe tenere d'occhio questo ristorante, perché se c'è qualcuno che fa delle consegne è meglio tenerlo d'occhio, perché molto probabilmente uno degli scagnozzi sta portando qualcosa a Torrente e quindi se segui loro riesci ad arrivare al boss. Esatto. E Damiano dice interessante, sei buona azione, non è malissimo come idea. L'avevo ascoltato prima. E quindi abbiamo sul finale
della puntata di venerdì abbiamo Damiano che va da questo ristorante, comincia a vedere un po' i movimenti degli scagnozzi di Torrente e cercare di capire un po' cosa sta succedendo. E quindi mi sembra che dalle anticipazioni che riguardano i prossimi episodi, Damiano continuerà in questa indagine per cercare di arrivare al boss Torrente. Quindi vuol dire che la pista data da Cascella sembra molto interessante e potrebbe portare o all'arresto oppure all'avvicinamento alla cattura del boss Torrente. E questo potrebbe essere una bella svolta interessante, perché intanto così Viola riprende a dormire, poverina, che è sempre in ansia. Ma saranno attacchi di panico o sarà qualcos'altro? chissà, vedremo. E poi magari anche il povero Alberto Palladini, che in questo momento anche lui è uno di quelli che non sta dormendo molto perché ha paura che Torrente voglia insomma fargli del male, anche perché insomma è nella lista di Torrente fra quelli che vuole eliminare. E quindi magari insomma se Damiano riuscirà davvero ad arrestare Torrente, intanto Alberto non se ne andrà da Napoli, speriamo, perché insomma, se no perdiamo un personaggio molto importante di Posta Sole, e questo mi dispiacerebbe moltissimo. Dai, vediamo un attimo. Vediamo un po' gli sviluppi, però insomma già che Damiano abbia trovato una pista, questo è molto buono, interessante. Perché effettivamente potrebbero arrivare al vostro Torrente proprio così, esatto, seguendo questa qualcuno di loro. Una pista molto interessante, quindi vediamo un attimo un po' se riusciranno ad arrivare alla cattura del boss Torrente. Così poi vedremo finalmente Edoardo e Clara. Infatti, magari sono spariti, infatti anche loro non possono rientrare a Napoli perché c'è questa minaccia. E se venisse catturato Torrente, anche loro veramente potrebbero rientrare a Napoli finalmente, perché non li vediamo più. Così vedremo anche la piccola Annunziatina. E poi insomma, a me Edoardo e Clara mi piacciono anche come coppia, mi piacciono molto. Sì. E quindi dai, speriamo che tornino, così anche la povera Rosa potrà vedere la sua nipotina e potrà riabbracciare il suo fratello e la sua amica. Quindi dai, speriamo che Torrente abbia i giorni contati. Forza Damiano, dai, beccalo, come dice Manuel, devi beccarlo. Va bene, dai, vediamo un attimo cosa succederà secondo voi, cosa vorreste che accada ai vari personaggi. Mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi al nostro canale YouTube LVS Vera Squadra, anche perché abbiamo tantissimi contenuti su Un Posto al Sole, ma anche su tanto altro. E poi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.